viva la pace! Per i nostri figli non è solo una questione di aiutarli e di dargli una mano, ma è per fare capire a tutti che avere dei figli omosessuali o transessuali non è una vergogna. Per la prima volta dal palco di un Pride parlerà la mamma Jado di un transessuale e io sono veramente molto orgogliosa di dare la parola ad Anna Vasco. Associazione di amici, parenti e genitori di persone omosessuali, transessuali, bisessuali, intersessuali, nata 20 anni fa, ha sede nazionale a Milano ed è ormai presente in tutta Italia. La nostra attività non si ferma solo all'aiuto diretto alle famiglie, lottiamo anche per i diritti inalienabili di cui i nostri ragazzi non godono e non sono ancora riconosciuti dalla legge italiana attuale, ma da quella di tanti paesi. Lottiamo contro l'omofobia perché le cose cambino e che non ci siano discriminazioni verso gli omosessuali e transessuali. Persone uguali a tutte le altre! Operiamo con il telefono amico, con materiale divulgativo a tema, come libri, DVD, riguardanti la genere e il rapporto famiglia, figlio, figlia. Affianchiamo nel campo educativo le associazioni LGBTIQ e nei dibattiti nelle scuole, secondo i progetti presenti in agenda. Interloquiamo con i rappresentanti delle istituzioni. Associazioni come la nostra sono presenti in molti paesi d'Europa ed oltreoceano. È importante poter condividere con altri genitori nella nostra stessa situazione e con i loro ragazzi una realtà che tocca il 10% della popolazione. Il nostro scopo è quello di aiutare altri genitori a comprendere i loro figli, il loro e a volte la loro disperazione e dare loro tutto l'amore di cui hanno bisogno. Siete grandi! È ora di uscire dall'ignoranza circa l'argomento omosessualità e transessualità, liberarsi da visioni distorte, inculcate da secoli nella mentalità di ognuno di noi e che passiamo senza rendercene conto ai nostri figli, anche a quelli omosessuali e transessuali, procurando loro profonde ferite, confusioni, sofferenze e soprattutto non accettazione di sé. Non è un percorso facile, ma doveroso nei confronti di chi vive questa realtà sulla propria pelle. Per un figlio o una figlia, l'accettazione e l'amore della famiglia sono bisogni imprescindibili. Per poter crescere come persone forti e sicure di sé e della propria identità, tutti abbiamo diritto ad essere felici, a poter guardare al futuro con serenità. Tra i bisogni fondamentali dell'uomo c'è l'amore, la famiglia e i figli. Nessuno ha diritto di negare questo, a nessuno. E ora che lo Stato promulghi la legge contro l'omofobia, il diritto alla coppia di fatto omo o etero, il matrimonio e l'adozione. Bravo. Ogni persona ha diritto al rispetto e alla propria dignità in ogni ambiente sociale, soprattutto nel lavoro. Questo aspetto viene spesso negato agli omosessuali, ma in particolar modo
modo ai transessuali, ai quali si nega un'occupazione, sia prima che durante il percorso di transizione. Che immagine propongo nei media al transessualismo? Quale corrispondenza esiste tra la loro narrazione e la vita reale? Il percorso di transizione per un giovane o una giovane è un momento difficile, fatto troppo spesso di solitudine e di sofferenza. Sono ragazzi e ragazze la cui identità di genere non coincide con l'appartenenza al sesso biologico, ma si identifica con le caratteristiche del sesso opposto. Questo significa che è possibile che un individuo si senta una donna anche se ha il corpo di un maschio o viceversa. È indispensabile indipendentemente dall'identità di genere del soggetto, l'orientamento sessuale, cioè l'oggetto del desiderio sessuale di un individuo, può essere di tipo eterosessuale, omosessuale o bisessuale. Questo quasi sempre significa purtroppo emarginazione, allontanamento, rifiuto e omofobia, anche purtroppo in famiglia, e porta i giovani a diventare dubbi, complessi, sofferenze che si potrebbero evitare insegnando loro il valore assoluto di essere soprattutto se stessi. E poter fare il percorso di transizione, cioè passare dal sesso biologico assegnato a quello coincidente con il loro sentire, seguendo un percorso rispettoso della dignità della persona e dei suoi diritti. Ogni individuo ha diritto ad essere felice, amato e a potersi realizzare come cittadino e lavoratore. In una società civile la politica deve attivarsi per rendere tutto ciò possibile. Noi amiamo i nostri figli e li abbiamo accolti da sempre e da subito, così come sono. Abbiamo pensato di stare al loro fianco nel combattere le loro battaglie, perché i loro diritti venissero riconosciuti. Finché si verificheranno fatti gravi come le persecuzioni e le uccisioni omofobe, la gente continuerà ad esistere. La sua forza sono i genitori che la compongono e che si prodigano gratuitamente per una società più equa nei confronti di tutti i cittadini gay, trans ed etero. Il numero degli iscritti è determinante per il successo degli obiettivi, in quanto l'azione deve essere capillare per essere incisiva, prima di tutto in ambito locale e poi in quello nazionale. Nell'associazione non vengono imposti compiti, ognuno fa quello che può e che si sente di fare. L'importante è esserci come genitori, a fianco dei nostri figli. Nell'associazione vi sono anche simpatizzanti che cooperano attivamente. Agenda smetterà di esistere quando avremo ottenuto in Italia tutti i diritti che spettano i nostri figli. Ci sentiremo più forti per affrontare insieme le enormi difficoltà che ancora nel 2013 si devono affrontare a causa di questa diversità. I nostri figli sono diversi fra loro, ma uguali nelle aspirazioni